Buongiorno ragazzi, come potete vedere oggi vi faccio un buongiorno un po' particolare. Ho addosso il mio fazzolettone scout. Sì, anch'io ho fatto gli scout, ho fatto i lupetti e un anno di reparto. Questo è il fazzolettone del mio gruppo, Calderara, ha questi due colori e l'ho indossato oggi perché vorrei farvi ascoltare il buongiorno di una persona che si occupa di servizio in questo periodo così particolare nell'ambito scout, che è il mio papà. Buona visione. Senza paura di... Buongiorno ragazzi, mi chiamo Giampaolo Rosi, sono un capo scout, sono referente regionale per la protezione civile per la AGESCI, Associazione Guide Scout Cattolici Italiani. So che molti di voi sono scout. Il colore del mio fazzolettone forse non l'avete mai visto perché è arancione fluo, deve essere ben riconoscibile perché è il fazzolettone di tutti gli scout che fanno protezione civile. Anche noi, come voi in questo momento, siamo fermi con le attività, i nostri ragazzi non vanno a scuola, ma non stanno facendo neanche le attività, i campi all'aperto, le uscite, eccetera. Alcuni di noi, quelli più grandi, stanno facendo invece attività di protezione civile, che vi spiegherò meglio cosa facciamo esattamente più avanti. Giorno per giorno camminano avanti e avanti con noi e avanti con noi. Ecco, nella nostra promessa scout noi diciamo sempre che dobbiamo aiutare gli altri in ogni circostanza ed è una cosa innata per noi quando c'è bisogno di fare qualcosa per gli altri ed è per quello che anche noi facciamo parte come associazione della protezione civile. E siamo anzi state fra le prime a suo tempo tanti anni fa e facciamo servizi soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. I servizi che facciamo in tutta la regione, in tutta Italia, sono molteplici. Il servizio più importante, quello che ci occupa più tempo, è quello per le persone anziane, per i disabili, la consegna dei farmaci, le persone che non si possono muovere perché sono in quarantena, la consegna dei generi alimentari, della spesa. Facciamo anche la consegna dei DP, che dopo vediamo nel dettaglio, usiamo anche dei mezzi per poter fare questa consegna a tutta la popolazione. Inoltre facciamo anche supporto alla popolazione telefonico, il famoso telefono amico. Telefoniamo alle persone anziane che sono a casa da soli, che non vedono parenti o non sentono magari parenti da tanto tempo, quindi vediamo di capire se hanno delle problematiche, se hanno delle esigenze, se hanno bisogno. Facciamo servizio con i nostri comuni. Ogni comune ha una sua pattuglia di protezione civile, ma utilizza anche spesso gli scout per vari servizi, anche di informazione alla popolazione. Uno dei servizi ultimi che è nato in questi giorni è quello di, in collaborazione con la Ferrovia dello Stato, con Trenitalia, l'informazione ai passeggeri che scendono dai treni e devono girare non ammassati, con le mascherine, con i DP, con i guanti, e noi gli spieghiamo come devono muoversi, cosa devono fare, quindi è un servizio che facciamo tutti i giorni in stazione assieme ad altri volontari per spiegare esattamente come comportarsi. E avanti con noi. Ognuno ha un suo modo per poter essere utile agli altri e per poter fare un servizio. Ciascuno di noi, anche nella nostra famiglia, avrà il modo sicuramente per fare un piccolo servizio, per essere d'aiuto agli altri, ai propri vicini di casa, ai propri familiari. Quindi è una cosa molto semplice. Vi auguro buona giornata.